consiglio, chiedo scusa, mentre già siamo seduti, il signor Bitti a intervenire sulla questione. Io chiedo tempi brevi per consentire a tutti di poter, come dire, iniziare e poi lavorare per tutto. Quindi la parola al signor Bitti. Allora io innanzitutto, a nome dei lavoratori tutti, di Catoria, voglio ringraziare in maniera ufficiale l'impegno del sindaco, di tutta la giunta, delle forze di maggioranza. Lo dico subito, non è un ringraziamento, come dire, di facciata, è stato detto dal Presidente di questo Consiglio che ci vuole questione, ed è vero, Presidente. Io ho partecipato a tanti lavoratori che sono presenti, anche in Corigliano e gli altri siti, alla manifestazione e al Consiglio straordinario di Corigliano. Guardate, io diciamo sono stato denunciato, non solo perché abbiamo visto che i lavoratori, tutti i lavoratori, e non era facile che gli ingegneri, i quadri, scendessero insieme, un fatto storico in un certo senso. E quindi questo ci dà anche sostegno che le nostre ragioni sono quelle vere. Tutti hanno sono intervenuti, adesso non lo voglio dire alla lunga e mi attengo anche di te per dare la parola agli altri. Però una cosa la devo dire, e non è sicuramente una riflessione che ho fatto solo io. C'è stato quasi un'ovazione, direi, ricordando che tutti hanno meritato gli applausi da parte del vescovo di Nola, quando ha parlato della dignità dei lavoratori, dei lavoratori, della difesa dei diritti e di un invito alla classe politica tutta a svegliarsi. Guardate, questa è una vertenza che potrebbe avere solo una vertenza sindacale, ed è la partita così, ma non lo è. Allora qui tra di noi, proprio per la trasparenza, per mettere a fuoco alcuni punti fondamentali che sono stati detti, sono stati scritti, i mass media stanno tutti in problema legna, perché la legna rappresenta forse una delle poche eccellenze della campagna. Guardate qui, io non so se definirla una sfida da parte della Lega, del governo, e non è una questione politica rispetto a ognuno di noi dovrà pensare, ma è un dato di fatto. Qui ci vogliono togliere dal nostro territorio, a partire da Catoria, da Pomigliano, e ci sono tante vertenze che stanno lì a dimostrarlo, anche come altro, non so se definirlo di sfida, dalla Fiat, a Fincantieri, a Lanzalda, ultima all'Alenzi, ma dove vogliamo arrivare? Thank you.
coordinamento nazionale sui pronomi, non solo. Tanto è un trasferimento su una scrivania di un computer, non giardi, ma lo sanno benissimo che non è così, perché tutti danno un per l'economia, io non sono un economista, sanno benissimo che quando il cervello viene spostato in un altro uomo, perde, tutti noi perdiamo, perché così anche è possibile che anche Pomigliano, Nola, Capellino paghino un prezzo normale di questo gruppo, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo fare di tutto, e noi come sindacato, come l'SU, grazie alla lotta di tanti. Signore Maroni, il numero non so che ruolo ha, ma gli è stata data con il ministro Maroni, non voglio entrare in funzione di una cosa diversa, ma sarà una coincidenza, ma sarà quello che vogliamo, ma sta di fatto che Venegoro, paese anonimo, tutto il rispetto per gli abitanti e per la funzione che fa lui ai Macchi, venga considerata la controllore. Siamo noi controllati, ma come è possibile questo? Ma come è possibile? Allora su questo scempio io penso che noi è finito davvero. Dobbiamo fare quadrato, sindaco, presidente, tutti quanti noi, ma dobbiamo fare quadrato, guardare, guardandoci negli occhi. Perché noi continueremo a fare la nostra parte, però possiamo garantire il sacrificio di tanti lavoratori che stanno perdendo il quadrato e sono disposti a perdere l'altro orario. Una critica. Se qualcuno, e mi dispiace dirlo, ripeto, non è una critica,